Il Cardinale Scola ha definito la terra lombarda una terra complessa ma che non manca di risorse. No, le risorse ci sono, è ovvio, soprattutto dal punto di vista economico. Chiaro che in questo momento con la crisi economica le difficoltà le sentono soprattutto le nostre imprese. È chiaro che la Lombardia ha il compito assolutamente di poter in tempi rapidi diventare più autonoma e avere la possibilità di poter incidere maggiormente sulla tassazione per far sì che tutte le potenzialità che ha possano essere espresse nel miglior modo possibile. Sempre il Cardinale ha insistito sul disagio di civiltà che è caratterizzato da dicotomie, contraddizioni. Qual è, diciamo, la parte del discorso che l'ha colpita maggiormente da questo punto di vista? La parte del discorso ovviamente è quella legata soprattutto alla questione delle difficoltà in cui si trovano tantissimi cittadini oggi, cittadini lombardi che ovviamente sono tanti pensionati, redditi bassi, gente che ha perso il posto di lavoro, tanti giovani che trovano sempre la porta chiusa nonostante i migliaia e migliaia di curriculum che mandano in giro. Questo è un tema molto delicato. La Regione si è presa come impegno quello di cercare di venire incontro a questa esigenza. Fra una settimana andremo a votare il progetto di legge sulla competitività che prevede delle misure proprio atte a far sì che le imprese possano essere più competitive e che si possa cercare in qualche maniera di riuscire a risolvere questo problema sul lavoro, che è il problema più sentito. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, non possiamo fare miracoli soprattutto con le leggi vigenti, però ce la mettiamo tutta, il nostro impegno non mancherà di certo. Cardinale Scola ha fatto anche un passaggio sull'immigrazione dicendo gli immigrati sono una ricchezza per il nostro paese. Voi come rispondete? Guardi, sul tema dell'immigrazione io nel senso comprendo assolutamente quelle che possono essere le parole del Cardinale. Noi come Lega abbiamo sempre avuto come riferimento nei fatti, lasciando perdere le tante chiacchiere che si dicono, il lavoro svolto proprio dall'attuale Presidente Maroni quando era Ministro dell'Interno. Quindi da una parte forte impegno sull'integrazione, dall'altra forte impegno sul rispetto delle regole. Poi tra l'altro concedetemi questa battuta, nel senso che quando sono andato a salutarlo gli ho ricordato comunque che è nostro dovere non solo accogliere le persone ovviamente che vengono da paesi disagiati, in difficoltà, purché siano, ripeto, nell'ambito delle regole, quindi siano regolari, che abbiano il loro permesso di soggiorno, ma ho voluto ricordare comunque che ci deve essere anche un forte impegno ad aiutare queste persone anche a casa loro, perché mi è piaciuto molto quel passaggio che ha fatto sull'identità il Cardinale. Quindi il fatto di questa immigrazione, il fatto di spostarsi da questi paesi significa sradicare le proprie identità a questa gente, quindi forse sarebbe opportuno cominciare a investire e a lavorare per far sì che questa